Buonasera a tutti, sono Alfonso. Questa sera parleremo della subacquea, però relativa allo scuba. Parleremo di persone, di attrezzature, anche di eventi. Ma siccome l'argomento è enorme, enorme come del resto anche quello dei capalombari, per dare un'idea, ho messo insieme a livello cronologico, parlando di attrezzature. Allora, il titolo è tutto un programma, breve sintesi di una lunga storia. Qui andiamo già parliamo subito di attrezzature e la bombola. La bombola, qui è stato anche difficoltoso riuscire a trovare chi è la primogenitura. La bombola nasce il 4 marzo del 1839 e siamo in Canada, nel Canada francese, che dopo è diventato inglese. La bombola subacquea, 1900, viene utilizzata per la prima volta in immersione con lo scafandro, quindi in autonomia, da Louis Bouton. E dello stesso, è della stessa, lo stesso subacqueo che nel 1893 realizza la prima foto subacquea. Andiamo con le bombole in alluminio. Le bombole in alluminio, la primogenitura ce l'ha la società Metallurgique di Gersat in Francia. Questa società è stata fondata dai fratelli Oreste, Alessandro e Pietro Biginelli. Sono nativi del comune di Camino, del Monferrato. Viene utilizzata per estrusione a caldo, tra l'altro è l'unica azienda che dopo assorbita dalla Luxfer continuerà a fare le bombole in estruso caldo, perché dopo, per chi sa come vengono realizzate le bombole, viene utilizzata l'estrusione a freddo. E questa società, tra l'altro, è chiusa nel 2020, assorbita dalla Luxfer, e nel 2020 viene assorbita. Viene chiusa. Lavora molto per l'industria bellica e anche per quando c'è stata l'occupazione nazista della Francia. Le bombole d'acciaio. La bombola d'acciaio, le prime vengono utilizzate quelle di estrazione militare, per un surplus militare che viene dedicato per l'ambito civile. Tant'è vero che negli Stati Uniti venivano commercializzati nel primo dopoguerra gli erogatori, come vedete questo qui, della Rose Aviation dell'Ohio, che tra l'altro è uno che ho preso io negli Stati Uniti forse una decina di anni fa, all'attacco per la bombola, per quelle bombole lì, perché le bombole costavano tantissimo ed erano difficilmente da reperire sul mercato civile. Però nel 45 incominciano le produzioni delle bombole per uso civile, dedicate per uso civile. Nella foto a destra, questa qui è una delle prime, che è marcata il 7 luglio quindi del 1945, una pressione di utilizzo da 1800 PSI, che corrispondono ai 150 bar. Quella a destra, che me l'ha mandata Fabio, è una Dalmine da 150 bar e degli anni 60. Le bombole fino agli anni 60 erano dotate di un attacco da un mezzo pollice conico, senza O-ring. Dagli anni 60 agli anni 80 queste bombole vengono munite di rubinetteria a tre quarti gas cilindrico con O-ring. Dagli 80 in poi queste bombole sono state standardizzate con la misura da 25, il 25x2 munite di O-ring. E le bombole d'acciaio, le prime erano in acciaio a carbonio, adesso è una lega basso, sono basso legate, perché hanno una lega inferiore, tutti i componenti al cromo molibdeno inferiore al 5% nella lega. Ok. Un altro componente importante, essenziale oltretutto, è l'erogatore. I primi
sono gli erogatori monostadio o doppio tubo. Quello che ha dato un po' il via l'incipit è stato l'acqua lunga del 1943. È un prototipo, ce ne sono pochi in giro, quello che vedete in foto. È stato utilizzato da Cousteau, da Dumas e da Daillé. Hanno effettuato nel Mediterraneo, tutto nel Mediterraneo, circa 500 immersioni fino ad arrivare a una profondità di 60-64 metri. Questo ha comportato che cosa? A capire che era uno strumento su cui bisognava puntare. E è quello che è stato fatto. È stato fatto con il CG45. La sigla sta per Cousteau-Gagnan, che sono gli inventori, quindi Jacques Cousteau e Émile Gagnan, che li vedete sulla foto a sinistra. Émile Gagnan è un ingegnere dell'Air Liquide, tra l'altro Cousteau aveva sposato la figlia di un alto dirigente dell'Air Liquide, che è una potenza industriale in Francia. Quindi, finita la guerra, viene depositato il brevetto nel 1945. Questi sono chiamati double-hose, quindi doppio tubo monostadio. Monostadio si sta a intendere che cosa? Che c'è una sola caduta, quindi dalla pressione interna della bombola arriva alla pressione di utilizzo. È vero in parte questo, è vero in parte perché ci sono alcuni rogatori doppio tubo che addirittura sono tre stadi, hanno tre cadute, come il Nemrod, per dire. Allora, però perché è particolare questo erogatore? Perché questo qui ha dato, diciamo, la primogenitura per un erogatore universale, il Mistral. Il Mistral, questo qui, con l'etichetta gialla, è munito di un boccaglio acqua stop, significa che questo boccaglio, non consente l'ingresso dell'acqua attraverso delle valvole che sono proprio all'interno qui proprio del boccaglio. Il primo tipo non era provvisto, tant'è vero che chi ha un vecchio manuale della FIPS, ci sono proprio le manovre per spurgare l'erogatore in caso di allagamento. Erano proprio delle manovre previste nel manuale federale. A destra dopo è il successivo e conseguente il Royal Mistral. Si arriva fino agli anni, metà degli anni 70, che dopo sono diventati obsoleti. Il brevetto però è un brevetto che viene di fatto a invadere un mercato mondiale. Costano tantissimo queste attrezzature. Sono attrezzature dedicate a uso civile, ma spesso e volentieri anche i militari ne fanno uso. A sinistra c'è il Mistral della Siebel Gorman. In basso l'erogatore, l'acqua lunga della Waste Diver, che dopo il Waste Diver non è altro che una società collegata alla Spiro Technique. A destra un Barracuda, che questo penso me l'abbia dato Fabio, penso, se non ricordo, e un Barracuda tedesco, che è una coppia pressoché fedele del Mistral. Questo è l'erogatore doppio tubo. La maschera e le pinne. C'erano anche prima della Pinocchio e della Rondine, che nascono ambedue nel 1952, ad opera di chi? Di Luigi Ferraro. E in questo, per quanto riguarda Ferraro, che dopo Fabio abbiamo parlato, ho cercato di condensare, della sua vita si potrebbero fare più serate, ho cercato di condensare alcune informazioni importanti e lodevoli. Lui è una persona che ama il mare fin da bambino, tra l'altro era nato in Libia, se non vado errato. Partecipa nel secondo conflitto perché si arruola nel gruppo dei sommozzatori ed entra a far parte del gruppo Gamma. Viene inviato a fare delle missioni di sabotaggio e riesce ad affondare da solo tre unità navali. Questo
Questo gli porterà la medaglia valor militare. Vabbè, finita la guerra, queste, no, prima si può dire una cosa che però ha un valore e secondo me non è da poco. Lui entra, come tutti quelli dopo della decima massa, entrano a far parte della Repubblica Sociale. Quello è un capitolo particolare. E proprio Ferraro, però, proprio perché non si è mai macchiato di azioni cruente nei confronti della popolazione, tra virgolette la pensava in maniera diversa, finita la guerra, come stava finendo la guerra, proprio per questo, se non vado errato, e questo qui penso, perché è un'informazione che ho visto solo in un posto, quando lui è morto, sono stati fatti i funerali di Stato. Pare che sia stato l'unico della Repubblica Sociale che abbia avuto i funerali di Stato, questo qui nel 2006. Vabbè, dopo questo inciso, finita la guerra, nel 48 inizia la collaborazione con Cressy e fanno il primo corso di subacquea civile all'Isola d'Elba, dopo faranno anche l'anno dopo, se non vado errato, una crociera con un corso l'anno dopo, subacqueo. Primo corso subacqueo in crociera. Quindi dove nasce proprio l'innovazione? L'innovazione nasce che la maschera Pinocchio è la prima maschera che consente la compensazione perché ha il giro faccia e comprende anche il naso. Chi si ricorda le altre maschere che si vedevano, che si vedono anche nei film, adesso non vengono più, tranne qualcuno, quelle modelle che le utilizzano per motivi per far vedere un po' la faccia, venivano utilizzate delle maschere ovali e il sommozzatore, il subacqueo non doveva fare altro che mettersi sempre la molletta nel naso e quindi era abbastanza brutto lavorare in quella maniera, sempre con la molletta che ti teneva il naso, oppure delle mollette esterne come la Mordem, una maschera della Mordem o anche un'altra della Nemrod. Un inciso, il 52 è un anno d'oro perché insieme un altro grande della subacquea italiana, Duilio Marcante, hanno fatto, creato il primo corso di formazione per subacquei dei Vigili del Fuoco. Ecco, queste due sono maschere pinne della Pinocchio, in tinta, questo è colore azzurro e questa qui ha una correzione dell'ottica di un grado. Hanno un successo mondiale perché oltre alla bontà del materiale, queste attrezzature sono state veicolate bene perché un grande rappresentante, in particolare per il mercato degli Stati Uniti, era Gustav Dalla Valle. Gustav Dalla Valle è un italiano nato a Padova, ha girato il mondo, ha vissuto sempre una vita legata all'ambiente marino. Nel 51 entra a far parte del gruppo della Eltues come direttore responsabile e sarà uno di quelli che successivamente fonderà insieme a Dick Bonin la Scubapro. E qui c'è la trasferta di Ferraro, quindi che presenta le pinne, la maschera, li porta negli Stati Uniti. Nella foto a destra qui c'è Ferraro e Gustav Dalla Valle, questo signore con i baffi, stanno guardando un erogatore che è uno scubaio, se non vado errato, dell'Eltues. La foto a destra in basso abbiamo Gustav Dalla Valle, Dick Bonin e Richardson, l'altro, stanno facendo vedere le pinne della rondine, pinne Cressy. Rondine e la mano fanno una pubblicitaria promozionale da Long Beach a Catalina e dietro c'è il mini sommergibile che è anche questo è di un'estrazione militare in effetti di Sergio Pulcherini della Cosmos che dopo sono state
commercializzati dai costi proibitivi negli Stati Uniti. Questa rapidamente ve la faccio vedere. Questo è Mike Bongiorno, è una foto che mi ha dato il figlio, ed era un subacqueo che io ho avuto modo di conoscerlo, sono salito sul suo yacht quando ero ragazzino, tanti anni fa, in Calabria. Foto a destra si vede Mike Bongiorno con una Pinocchio graduata, con muta e muta Cressy e pinne. No, la muta non ne sono certo, le pinne sicuramente sono le rondini. Utilizzano tutte e tre i subacquei, anche il fucili e pistole dell'italiana Mordem, dove c'è un operatore subacqueo. Mordem e Demetrio Morabito, che è stato un grande per le attrezzature per la caccia subacquea. L'erogatore Bistadio. L'erogatore Bistadio. Anche qui c'è una contesa sulla primogenitura, questo o il Cristal francese. Sicuramente alla fine si può dare alla creatura di Ted Eldred, è un ingegnere australiano, fatto il Porpoise nel 1952. Due modelli, all'epoca venivano venduti, le attrezzature venivano vendute in una confezione. Proprio in un bauletto di legno, sia quelle francesi come questa qui, venivano vendute, era un complesso, vendevano già le bombole, l'erogatore, manometri, chiavi per smontarle. E ne hanno fatti due tipi, il CA che sta per Compressed Air 1 e il 2, quindi monobombola e bibombola. La Marina australiana con Iran è stata la prima al mondo a utilizzare un apparato autonomo con erogatore Bistadio o comunque monotubo. Sulla destra c'è Ted Eldred nel 49 che fa le prove con il complesso, con il prototipo. Qui potete vedere che viene utilizzata una configurazione come quella dei Vigili del Fuoco, quindi con la rubinetteria in basso affinché si possa accedere rapidamente al rubinetto della bombola. Qui Ted Eldred, che è venuto a mancare nel 2005, con una bombola e un complesso restaurato, e qui era entrata perché non se ne trovavano più di questi, qui erano spariti tutti. Ormai i collezionisti, non è, averne uno di questi è come trovare proprio una miniera d'oro a trovarlo. E sono riusciti a restaurarne uno, a farglielo riusare, proprio l'historical diving Australia. Sulla sinistra c'è il libro The Cost of Coral. Questo libro qui, perché è collegato all'erogatore Ted Eldred? Perché nel 1956 il naturalista Arthur Clarke era nella barriera corallina per poter effettuare con l'equipe, fare le foto per questo libro. Praticamente erano andati con gli erogatori monostadio, notoriamente per chi li ha usati sono durissimi, cioè proprio di aria non te ne danno. E questo erogatore qui riusciva a dare 300 litri al minuto, per l'epoca una quantità enorme d'aria. Hanno messo da parte il doppio tubo e hanno utilizzato questo. E da qui partì anche un successo che dopo andrò anche a scontrarsi con i francesi, tant'è vero che hanno dovuto vendere alla Spirotechnic, hanno dovuto vendere, cedere il marchio. Perché? Perché la Spirotechnic aveva visto il pericolo, però sono arrivati con la loro potenza di fuoco della serie, gli hanno detto: arriviamo noi, invadiamo il mercato e non se ne farà più nulla della tua invenzione. Allora, pochi anni ed è stato ceduto il brevetto. Io sto andando per tempi, per persone, quindi per inventori, ma per attrezzature. La muta isotermica, le mute c'erano già, l'abbiamo visto anche con Fabio, ma la muta isotermica con il neoprene nasce anche questa in Francia.
l'inventore Georges Bichat, che è figlio di orologiai e gioiellieri di origine svizzera. Per loro figlio sognano un'altra carriera, assolutamente. Invece il ragazzo punta molto su quella che è la passione e crea un'azienda proprio a Marsiglia, e grazie a buoni contatti con la DuPont riesce ad avere il neoprene, che era già da qualche anno, ma non veniva utilizzato per creare mute, e riesce a confezionare la prima muta l'Isothermic, la Tarzan. Quindi sulla sinistra vedete un giovane George, a destra un buon e Già inconfondibile questo. pinne, la Jettifin. Due parole sulla Jettifin: è una pinna che troviamo ancora in commercio. È stata sotto questo questa pinna è stata marchiata un po' da tutti. L'originale è quella a sinistra, dopo c'è la Spirofin fatta dalla francese Spirotechnique, dalla Scubapro, da tantissimi altri. L'ultima a destra viene fatta ancora dalla Dive System. E tutti noi che facciamo immersione non ne possiamo fare a meno. È un accessorio di sicurezza. La bandiera segna sub. Come nasce la bandiera segna sub? La bandiera segna sub sempre da estrazione militare. Perché? Perché prima veniva utilizzata per operazioni militari, prima dell'avvento della subacquea civile. E veniva quella alfa bianca e blu con la coda di rondine. Questa qui è utilizzata tuttora, utilizzata dalla Marina, però di più era legata quando si aveva un subacqueo in immersione ed era collegato alla nave madre, mentre quando era in libertà, quindi in immersione autonoma, veniva utilizzata la bandiera rossa di pericolo, quindi la bandiera sempre coda di rondine, che era però la bandiera attualmente chiamata Bravo, insomma, Baker, che però non era dedicata alle immersioni, quindi a tutelare i subacquei in immersione. Questo ragazzo qui che vedete in fotografia, questo marinaio, è Denzel James Dockery, affettuosamente chiamato Doc. Si congeda nel 49 dalla Marina Militare Americana, apre un negozio in Michigan e la zona dei Grandi Laghi, quindi lì si facevano le immersioni nei laghi prevalentemente. E il pericolo di far male a un subacqueo, o comunque segnalarlo anche dalla riva, c'era per la mancanza di una bandiera convenzionale. Fanno la prima, questa qui in alto sulla sinistra, la mettono in piedi, perché lui lavora. Collabora con lui la moglie Ruth, e si era sposato, mi sembra, nel 51. Fanno questa bandiera, però è praticamente identica alla bandiera nazionale austriaca, quindi in breve tempo viene messa da parte. Dopo, quell'altra a destra corrisponde al vecchio codice, al numero 7 del vecchio codice della Marina, delle bandiere, anche quella non era univoca, e viene creata la bandiera rossa con la diagonale bianca. Quindi la bandiera che noi tutti usiamo l'ha inventata, l'ha ideata Denzel James Dockery. Però anche qui c'è un contenzioso. Il contenzioso nasce da Ted Nixon. Ted Nixon non ha fatto, praticamente era un rappresentante della West Diver. Questo rappresentante che girava tutti gli Stati Uniti, tutti gli stati, vedendo questa bandiera che veniva venduta localmente, si è proposto, dietro un compenso che dopo pare fosse il 20% delle vendite, di portarla in giro per tutto il paese. Riuscì nell'intento, però questo qui fece che molti associarono a Ted Nixon in maniera errata la primogenitura della bandiera. Saltiamo e andiamo allo strumentazione. Ancora questa qui parla italiano, e dei compressimetri. I compressimetri è il primo strumento che
rende, praticamente calcola la saturazione in maniera un po' empirica, ma comunque è il primo del genere, ma la saturazione, la desaturazione del subacqueo che lo utilizza. Viene progettato nel 58 da Carlo Alinari, un ingegnere, viene portato all'ACMAS nel 60, all'Assemblea Generale di Barcellona. Anche lì si collega, nel 60 il presidente chi è? È Jacques Cousteau. Chi è il vicepresidente? Ferraro. Quindi un po' ci si conosce tutti in quel periodo lì, sono tutti all'apice. L'azienda è fondata da questi due ingegneri, tra l'altro, cioè, viene prodotta dalla SOS, che è di proprietà di Victor Aldo De Sanctis e Alinari, anche di Victor De Sanctis, che a differenza però di Ferraro, lui ha una storia un po' diversa, perché è un regista, dopo ha fatto tantissimo per la RAI, ha fatto tanto anche per far conoscere i fondali, il mare, però lui nel periodo della guerra dopo diventa partigiano, è un piccolo inciso nella... E questo decompressimetro, come vedete, qui ce n'è uno in plastica della Cresti a destra, l'altro un SOS in acciaio. Viene venduto e marchiato in tutto il mondo un po' da tutti, Scubabra, abbiamo detto, dalla Barracuda, Nemrod, tantissimi. Sì, l'evoluzione, abbiamo detto, del DCP, che non è un DPC, ma è un DCP, si evolve con il DCK, DCS, DCR, 75, 77, 80, già siamo alla soglia dei primi computer elettronici. Come vedete, uno è marcato TechnoSub, gli altri due Scubapro. Vengono venduti, ma sono probabilmente già nell'80, sono già oggetti di abbastanza fuori tempo massimo. Compensatore. Io l'ho usato pochissimo, l'anulare. Il primo compensatore nasce in Francia, è il Fenzi, nel 61, un anulare che colore arancione poteva essere gonfiato a bocca con un bombolino. Questo qui però è già un'evoluzione di altri che erano dei giubbotti di salvataggio. Per esempio la Dacor, soprattutto gli americani, avevano sempre l'anulare o una specie di giacchino che però avevano il bombolino di CO2, in caso di necessità, questo per malore, che cosa, veniva tirato via, lo gonfiava a missile e andava su, quindi recuperare le persone in quella maniera. Però il primo compensatore vero e proprio è quello che noi troviamo sulla sinistra, questo arancio qui è lo Scubapro, questo è il primo GAB, nasce nel 71, viene presentato di fatto nel catalogo Scubapro nel 71. È il primo GAV che porta la bombola agganciata dietro, veste come un giubbino, ha la valvola di scarico e l'immissione attraverso il vis. A destra c'è un ibrido della famosissima italiana GSD, che dopo ha chiuso questa azienda, è un anulare con l'immissione d'aria, si poteva gonfiare a bocca e aveva la valvola e aveva anche il suo bombolino. È un ibrido che però anche questo fuori tempo massimo. Due parole vorrei dirle anche sulle valvole per la mutastagna. Oggi la mutastagna una volta erano proprio accessori, erano parti dell'attrezzatura dai costi allucinanti. Cioè ci voleva più di un paio di, magari due mesi di stipendio per riuscire a comprarne una mediocre, non una Douai, che costavano già 4 milioni, 5 milioni di lire all'epoca. Però tutti noi che abbiamo usato le mutastagne, che ce le abbiamo, utilizziamo le valvole. La valvola mutastagna, una delle più famose, è quella della Sitec. Sitec, SI sta per Stig Insulin.
questo personaggio che è ancora in vita, questo inventore, è stato molto prolifero, e qui parliamo di Svezia. Nasce nel 51 e si immerge nel 58 con l'apparato Ake Follin, che è quello sulla destra. Quell'apparato lì, per gli appassionati del collezionismo, anche questo è rarissimo nel riuscire a comprarne qualcuno nel mercato del materiale, da collezione. È molto pregiato e molto costoso, quei pochi che ci sono. Stig lavora all'Aquasport di Gothenburg, che non sarà altro che la nascente Poseidon, gli erogatori Poseidon, anche questi conosciutissimi. Fonda l'azienda, la Dick Materiel, che e qui viene fatto l'Airmatic, questo erogatore qui, Divex Dymatic. Esiste ancora l'azienda, che dopo è stata ceduta, non gode di salute economica, chiude e si dedica solo alle valvole, trasferisce l'azienda e nel 70 mette a punto queste valvole, che sono sensibilissime, eccezionali, tant'è vero che l'azienda Viking le utilizza per le sue mute. Sulla sinistra è una foto di una Polaroid, quindi non so, proprio di Stig Insulan, che provava le sue valvole con la muta stagna. A destra il settore militare è che ne beneficia maggiormente. Sulla destra abbiamo il controllo che fa di persona delle valvole, e a sinistra, qualche anno fa, con un elmo che io non so se Fabio sa chi l'ha fatto, quell'elmo lì. Non sì, è un elmo russo. Ah, un elmo russo. Sì. Sono vicini lì. Ok. Sì, sì. Ecco, il computer, il primo, che dopo non è un computer, ma è un calcolatore con delle tabelle, è il Deco Brian Ansatz. Vedete il subacqueo tecnico lì, che ce n'ha uno al braccio, copre tutto l'avambraccio. Nell'82 pesava 1 chilo ed era veramente imponente. Mentre il vero e proprio erogatore è l'Orca, legge del 1983. È il primo che calcola in tempo reale 12 tessuti, in 12 compartimenti e con periodi da 5 a 480 minuti. Quando si accende, questo è mio, quando si accende per un attimino compare il disegnino dell'Orca. Avevano un problema questi qua. Costavano tantissimo e alla fine hanno dovuto di fatto evolversi, perché riuscivano a farne 30 al mese, cioè uno al giorno. Un'azienda che riusciva a produrre un esemplare al giorno, vi lascio immaginare come poteva sopravvivere, anche se i costi dell'oggetto era elevatissimo, però i ricavi di fatto non erano granché. Questi tre sono tre esemplari che dopo sono venuti fuori sul mercato nell'86, 87, 88, e il Sunto Luvatec, quello della Svizzera Luvatec nell'87, è la prima genitura dopo degli Aladdin che sono arrivati, i famosi Aladdin grigi e blu, e il Mico Brain. Questi, e da qui io direi che finisce la parte proprio la parte delle attrezzature, perché si è arrivata all'80. Le riviste della subacquea, quello che è il mondo della subacquea civile è fiorente. Le attrezzature vengono sfornate, le novità direi in maniera in rapida successione, e l'industria ha bisogno anche di farsi conoscere, e i subacquei vogliono conoscere posti lontani, non certo con Tikoio, meraviglioso libro, che però è un libro che ti parla della Polinesia. Hanno bisogno di informazioni mensili, rapide e che subito fruibili. È la pubblicità che paga anche di fatto queste riviste. La prima nasce Skin Diver, è dicembre 1951.
The Skin Diver. Segue 8 anni dopo, questa è la copertina di Mondo Sommerso, del luglio 1959. In Italia la subacquea è un paese che ha dato tanto alla subacquea mondiale, con la M maiuscola, dove c'era un'Italia con la I maiuscola. E negli anni scuole, viaggi, il fascino del sommerso, del profondo, insieme all'industria, anche qui 3 riviste. Il Subacqueo nasce nel 73, la Cuba Roma, gli Amici di Milano di Sub nell'84 e nell'80, questo è 88, mi sembra, Paolo Bastoni. Paolo Bastoni fa nascere Acqua. Tra l'altro era molto bello come grafica, i contenuti erano tutti molto belli. Abbiamo quasi finito, parliamo 2 cenni sui film. Film, quello italiano è Sesto Continente, ho sbagliato, è Il Mondo del Silenzio. Quando ho parlato di Cousteau, quello era Il Mondo del Silenzio, e sa perché ho pensato Sesto Continente? Il 54, e qui è stata fatta una spedizione in Mar Rosso fino alle Dalak, parte l'imbarcazione Formica, sopra ci sono imbarcati, e organizzata da Bruno Vailati, che è un regista che anche lui avrà successo, un grande successo, non necessariamente quello dell'attività subacquea, ma anche come regista e documentarista. Ha fatto regista del Ladro di Baghdad, per dirne una. Partecipano il comandante Raimondo Bucher con la moglie Enza, che era campionessa di calcio sportiva, giornalista Gianni Rocchi, prematuramente scomparso qualche anno dopo in una, quando si trovava a fare un viaggio di esplorazione in savana, nella savana. E dopo c'era il medico Grazioli, è importante nominare, vabbè, c'era una pittrice, c'erano tante persone a seguito che ognuno faceva, aveva una parte rilevante nella spedizione. In ultimo, ma non ultimo, Folco Quilici, che è stato il regista che ha dato vita al documentario che è stato dopo presentato alla 15ª mostra del cinema di Venezia. Sesto Continente, la copertina. A sinistra abbiamo una foto con Raimondo Bucher in basso sulla destra e Folco Quilici sulla sinistra. Stanno parlando? E sono durante la Sesto Continente. Il Mondo del Silenzio, il film che arriva dopo, 2 anni dopo, il film di Jacques Cousteau, diretto da Jacques Cousteau e Louis Mallet, vincitore della Palma d'Oro come miglior film a Cannes, e ha avuto un Oscar nel 57 come miglior documentario. Copertina è una ripresa con il tribombola che veniva utilizzato per le riprese, per le immersioni, quindi subacquee. Allora, c'è da dire una cosa, questi film qui sono caratterizzati da che cosa? Dalla caccia subacquea. Quindi se vengono visti con gli occhi di oggi, onestamente ci si scandalizza e un po' si prova anche un po' di impressione. Cioè uno ha un colpo anche perché ormai l'ecologia rispetto per l'ambiente, per noi la tutela è uno degli obiettivi. All'epoca non era così, quindi va contestualizzato. Ecco, questa è una premessa va fatta, va contestualizzato. Anche grandi attori, abbiamo quasi finito, grandi attori si avvicinano a quello che sono i racconti di Sottomarini, grandi attori come il Gary Cooper e Charlton Heston. Nella foto bianco e nero, Gary Cooper a sinistra, Charlton Heston a destra, Gary Cooper e Charlton Heston sulla sinistra. In Italia è stato chiamato I Giganti del Mare. Agente 07 Thunderball del 1965 con il grande
Adolfo Celi, che nei panni di Emilio Largo interpretava il cattivo. Anche qui ci sono oggetti da collezione per i collezionisti, in particolare gli elogatori che utilizzava James Bond e Sean Connery, che sono quelli della Voight, i Dolphin della Voight. È molto ricercato, quindi chi dovesse averne uno o reperirne uno trova un piccolo tesoro. Dovrebbe essere l'ultima immagine di film, The Deep. Lì abbiamo parlato di un italiano dentro il film, qui le attrezzature italiane dentro il film. La GSD, che come abbiamo detto questa azienda italiana, ha fornito l'erogatore a Nick Nolte, che lo spinnaker qui in basso sulla foto a destra in bianco e nero, in basso sulla sinistra c'è lo spinnaker, e la copertina, gli attori principali Nick Nolte e Jacqueline Bisset. Jacqueline Bisset utilizzava una maschera della Scuba, che per la prima volta viene utilizzata una maschera in silicone trasparente, finalmente un'altra novità che è stata utilizzata in un film. Altro, abbiamo finito.